Allora, siamo qui con Elisa Lucchetti, Porra Caburro, abbiamo Francesco Galati e Federico Sciottino che sta lì su Facebook. Bene. Questo tizio qua che vedete che sta giocando con il modellino di Star Wars non è nient'altro che il regista di questo corto che stiamo facendo. Sbragati sul divano. Sbragati sul divano, ovviamente, perché il modo migliore per fare un corto è appunto sta sbragati sul divano. Farò poi con la collaborazione di Elisa, di Francesco e tutto il resto della banda, e una serie di video su come fare un corto male, vero Francesco? Sì, sì. Ok, di come funziona, dall'idea che prima viene scritta, poi la guardiamo tutti quanti insieme, se ne parla. Già scritta l'idea, non l'hai presa però. Il mio lavoro. Vabbè. C'è un'idea già scritta, giusto Elisa? Sì. Così. Ok, c'è un'idea già scritta che poi dopo viene elaborata, ne viene discusso con gli attori, Vabbè, non spoileriamo niente. Noi questa cosa non la sappiamo fare. Forse lei qualcosina ha lavorato a Hollywood, ha lavorato a Bollywood, ha fatto... A Hollister pure. Da Hollister anche. Sì, perché Elisa è una gran figa, c'ha due zinne che non finiscono mai. Cioè... Mai. Mai. Iniziano qua. Tu hai mai visto i capezzoli di Elisa? No, non si sa dove cazzo vanno a finire i capezzoli di Elisa. Questa serie di tutorial vedremo appunto come vedremo i capezzoli di Elisa e come si fa un corto male. Sceneggiatura, scenografia, montaggio, direzione di produzione, direzione di cantanti, direzione di... Direzione Puglia. Direzione vigili urbani. E niente, quindi si vede ma la prossima, bella per voi, bella per Caburro che si è sdraiata. Oh, e niente, vuoi dire qualcosa tu? Ciao ragazzi, benvenuti nel gruppo! Questo era lo scrivere finale.